quarta giornata di Serie A Team dopo il Napoli. A Pescara, per sfidare la neopromossa formazione di Massimo Oddo, c'è l'Inter, un'altra delle migliori formazioni della scorsa stagione, ancora però alla ricerca di un primo successo. Buonasera da Pescara, questa è Pescara-Inter, il saluto di Matteo Marceddu. Una sola volta nella sua storia il Pescara è riuscito a battere l'Inter in casa in Serie A Team, era l'aprile del 1978. Arriva il fischio, inizia Pescara-Inter. Sul destro parte il cross profondo per Cristante, con l'esterno si mangia il gol dell'1-0 al minuto 33. João Mario vede Candreva, lo serve, il tocco di prima verso Banega col sinistro, calcia in porta, Bizzarri, non è finita Candreva, e ancora Bizzarri con un miracolo a dire di no al gol dell'Inter. Palla in verticale per la velocità di Caprali, che si vuole girare con un numero, lascia sul posto Murillo, adesso arriva anche Miranda, Caprali dentro, il pallone per Verre, la traversa dopo una bellissima azione del Pescara. Inizia il secondo tempo tra Pescara e Inter. Tocco centrale per Banega, limite dell'area, l'apertura di nuovo a destra dove c'è Candreva, solita finta, cross col sinistro in mezzo, il colpo di testa di Cardi esce di un soffio. Allora Verre, largo a sinistra, torna in mezzo dove c'è Memusciai, e Handanovic si distende ancora una volta per parare, mettere in calcio d'angolo. Ha risposto e come il Pescara all'occasione dell'Inter. D'Amato, tantomeno dal suo assistente, lancio per Perisic, controllo in area di rigore, dentro per Icardi che lascia sfilare dove arriva Banega, Bizzarri con i piedi, ancora Candreva. Pallone sul destro, una finta, cerca lo spazio per il tiro, due scivolate di fronte a sé, trova la deviazione ancora in calcio d'angolo. Finisce la partita di Benali, primo cambio della partita, primo cambio per il Pescara. Baebek, apertura a destra dove arriva come sempre Zampano, guarda in mezzo, fa partire il traversone, Baebek! Il primo gol in Italia di Jean-Christophe Baebek al minuto 63, Pescara 1, Inter 0. Caprari, grande spazio a destra per Verre, visto e servito, Verre da solo davanti ad Handanovic, Verre col destro, Handanovic chiude la porta e nega il gol del 2-0. La chiede Eder, il cross proprio per lui, Icardi, Mauro Icardi, la girata di testa per l'1-1 al minuto 77. Il Pescara che attacca con Aquilani, Pepe, cross in mezzo per Baebek, Handanovic la mette sul fondo con un guizzo fondamentale per l'Inter. Per Eder, occhio al suo tocco dentro per Palacio, Palacio col destro e Bizzarri gli dice di no. Banega, vuole Eder, il tocco di testa di Aquilani, il controllo di Icardi, Icardi! Mauro Icardi, la doppietta per la rimonta, l'Inter vede la vittoria al minuto 91. Titoli di coda, primo successo in campionato per l'Inter di Frank De Boer, che rimonta sul Pescara e vince 2-1